però io sono anche un meccanico, nel senso che una buona parte delle cose possibili le conosco, le cose impossibili le conosco, le cose assurde le conosco, cioè non tutte, chiaramente sarò imbrogliato anch'io. Quando parliamo del padre Pio, che ho detto è un truffatore, è un volgare truffatore. Per radio mi ha detto: no, come ti permetti di toccare padre Pio? Cioè, dopodiché è venuta fuori una rivista che ne ha fatto il profilo psicologico, che no, questo è un po' pazzo l'uomo, no? Un po' pa non eccessivamente pazzo, un po' pazzo. Il problema è un altro, è che è anche un criminale. Allora, sta per uscire un libro, Beato Impostore, Controstoria di Padre Pio. Ah, se volete vedere il referente di dove l'ho preso dall'Espresso del 30 settembre 1999. Non so se vi dice niente questa data, è quello di oggi, quello... Pronto? Ciao Claudio, Ciao. ciao Francesco. Ciao. Volevo porre alcune domande, sempre allora riguardo alla trasmissione. E volevo sapere, gli esseri di energia vitale hanno la possibilità di diventare esseri di natura oppure il loro percorso è diverso anche se parallelo agli esseri di energia vitale, è percorso diverso anche se parallelo agli esseri di natura? Punto, prima domanda. Sì, me la segno, dimmi. Seconda domanda, gli esseri di energia vitale stagnata stanno all'interno della natura, fanno parte della coscienza universale, anche se bisogna tenerli lontani, affrontarli per la propria sopravvivenza, oppure sono un corpo estraneo che si è sviluppato accidentalmente? E poi mi auguro che la vostra trasmissione non venga soppressa. E la cosa mi pare quanto assurda e improbabile, però spero che non sia così. Beh, anche noi ci speriamo, Sì. cioè, speriamo che siano solo voci un po' messe là, un Ma po' io così. penso proprio di sì, sai, penso sia una cosa molto velleitaria, mi Sì, auguro. spero anch'io. Boh, ti rispondo a queste due allora. Aspetta, volevo chiedere un'altra cosa. Sì. Comunque se così sarà, che spero proprio di no. E volevo sapere, cioè, casomai ci rivedremo alle conferenze e si modificherà il tipo di lezione, le cose comunque andranno avanti lo stesso e speriamo sempre che la lotta non sia impari, ecco. No, andrà sempre avanti, non ti preoccupare. Sì, ciao, 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 grazie. Ciao, ciao. ciao. Allora, sì, in effetti noi abbiamo lanciato un allarme proprio per mettere in allerta i radioascoltatori, cioè preparatevi che potrebbe succedere questo, ma ciò non significa che ciò succederà, cioè sono illazioni, sono cose che qualcuno sta preparando, si sono già verificate due o tre volte le abbiamo stoppate, le abbiamo impedite, però sono allarmi, magari non è assolutamente vero, magari dopo la ragionevolezza viene a prevalere, cioè viene a prevalere la ragione, viene a prevalere il buon senso, però noi alziamo sempre gli scudi, ecco, in difesa. Allora, gli esseri di sola energia vitale non si trasformano in esseri della natura. Gli esseri di energia vitale sono esseri di energia vitale, hanno i loro tempi, i loro modi di trasformazioni, le loro tensioni e il loro grado di sviluppo, come l'essere terra non si trasforma in essere della natura, è sempre l'essere terra che ha i suoi mutamenti, tempi diversi di mutamenti, percezione del mondo in maniera diversa, concezione della vita in maniera diversa e tutta una serie di altre cose. Per cui gli esseri di sola energia vitale non si trasformano in esseri della natura, fanno la loro via. Per quanto Possono riguarda, prendere sembianze. sì, ma questo dipende dalla nostra Esatto, descrizione sì. anche, sai, da come noi Del no, del vorremmo. nostro, cioè della nostra necessità di entrare in contatto e perciò percepiamo una cosa, perché c'è sempre il discorso che si adegua alla nostra capacità. Cioè, noi non siamo in grado di adeguarsi a quella necessità, però loro, essendo a un livello diverso dal nostro, si rendono conto che devono venire incontro sui nostri piani. Sì, noi quando li percepiamo, spesso non li percepiamo per la forma che hanno, anche perché non ci direbbe niente la forma. Diamo una forma relativa agli attributi e ai fenomeni che noi percepiamo di loro. Ecco, questo è importante, perché noi abbiamo una capacità descrittiva, viviamo nella ragione, bene, ma dobbiamo tradurre in qualche modo i termini. Perché la nostra tecnica, il Dopo nostro. qualcuno vede Dio la Madonna, vabbè, mi casca anche alle bae, perché arrivare a livelli così in basso è veramente una roba atroce, ma insomma, vabbè. Esistono sempre le discariche, le Sì, spazzature, vabbè. purtroppo, è un problema illeminabile. Per quanto riguarda gli esseri di sola energia vitale stagnata, questi qua non sono altro che esseri di sola energia che hanno preferito cibarsi di energia vitale stagnata, cioè preferiscono cibarsi di energia vitale morta, bloccata. Sono una loro derivazione, cioè appartengono a quella famiglia, hanno fatto una scelta e secondo me dovrebbero mo morire. Secondo l'anticristo, l'anticristo, cioè il respiro di libertà che io ho percepito allora, 15 anni fa, adesso vabbè, insomma, la battaglia si è sua, si è fatta i suoi,
lui dice che devono saltare di piano, cioè è come se morissero e continuassero a vivere in un altro piano. Cioè, però io, siccome non arrivo a quei livelli, prendo questa cosa, la metto là, però quello che a me mi interessa è che gli esseri umani non producono energia vitale stagnata, non si sottomettano, perché questa è la vera battaglia che io posso fare all'interno della mia specie. I loro bisogni, se sui, se roba loro, mi tengo distanti con la volontà. Ricordatevi, quando un individuo determina se stesso, non esiste nessun essere di energia che si può avvicinare, perché ogni essere della natura ha un campo di energia infinitamente più forte del loro. Cioè, più piccoli dei virus, questo vorrei riuscire a far capire. Sono di una sostanza diversa, appaiono in maniera diversa, hanno azioni diverse, hanno relazioni col mondo in maniera diversa, percepiscono direttamente i campi di energia quando noi percepiamo la materia. Ma sono diversi da noi, ma non sono più potenti. Questo Sono solo diversi. con la volontà li teniamo distante. Oppure li possiamo far avvicinare se vogliamo camminare assieme. Ma ricordatevi questo: la volontà di un soggetto che dice, di un individuo che dice io esisto, non esiste nessun essere della natura che, cioè di un essere di energia vitale che se può possessarsi o avvicinarsi. Assolutamente questo. Dopo io posso cercare delle relazioni, ma questo si è fatti bene, Sì, ma è una scelta, è un gusto, a me piace così, di conseguenza. esistono dei stregoni che hanno passato la vita per costruire delle relazioni con esseri Sì, senza energia vitale, fatti d'altronde, loro, ma cioè. se loro piace così. Oh, stare di stregoni che ha fatto la loro vita col sesso, solo per il Sì, sesso del esatto. sesso, Sì. fatti sui, Ma per esatto, ma carità. è una scelta loro. Se a loro piace così, è così. Cioè, Per loro, è così per loro. esistono delle vie alla conoscenza, e magari si esprimono in maniera specifica, in maniera circoscritta, no? Che a volte diventano ossessive anche per degli individui, cioè diventano eccessive, cioè la via conoscenza si impadronisce dell'individuo e lo piega a se stesso. Davanti, sono sempre vie alla conoscenza, perché non è che perdono il campo vitale, non è che lo stregone che ha relazione con gli esseri di sola energia vitale perde la sua possibilità di eternità. Però la vedo talmente storpiata e brutta, Sì, insomma. ma d'altronde, ma sai, Non so. non esistendo un assoluto, è un assoluto per loro, ma non è un assoluto per tutti. Cioè, nel Esatto. senso, questo qua è fondamentale, perché purtroppo la mentalità monoteista ci ha insegnato che quando tu determini, dici una cosa, tutti la intendono come una verità, tutta Esatto. come un assoluto, come un dogma, e questo non esiste. Cioè, quando uno fa un'affermazione, un pagano la fa per se stesso, la fa perché a lui piace così, lo fa perché lui è così, ma è un'affermazione di dire io sono, io mi realizzo così, ma non tu devi fare E questo. mi raccomando, non pensate mai che un essere di sola energia vitale, qualunque esso sia, si trasformi in un essere della natura. Mai pensate questo. Cioè, non esiste io divengo prima un essere di sola energia vitale e dopo divento un essere della natura, o viceversa, prima ero un essere della natura e dopo. Dopo sono sì un essere di energia vitale, ma i miei interessi sono talmente diversi da quelli precedenti che è la stessa cosa se io pensassi alla mia vita di feto. Cioè, che senso ha che io mi metta a pensare alla mia vita di feto? Non ha nessun senso, non ho più le relazioni, non ho più il sentire, non ho più la concezione, non ho più quei bisogni, non ho più. Per Esatto. cui non ha nessun senso, per cui se io divento un essere di solo energia vitale, non me ne frega più niente di essere stato un essere della natura. Diverso invece se questi esseri che nascono nella natura, che costruiscono le relazioni col loro mondo. Se do Sì, robe diverse, non so se riesco a farmi ma noi capire. dobbiamo lavorare sempre con la nostra dimensione, con le nostre possibilità, con quello che cui disponiamo. Di conseguenza è assurdo pensare che esista un assoluto che per noi è raggiungibile, perché se per noi è raggiungibile non esiste. Questo è fondamentale, perché sai, si sentono certe affermazioni di dire c'è la necessità dell'uomo di arrivare all'assoluto. L'assoluto è talmente assoluto che noi non lo possiamo concepire. Io dico che sono delle astrusità, che sono delle bestemmie dal punto di vista della realizzazione, perché dico, se una cosa non è raggiungibile e da me non è percepibile e non può agire su di me e io non posso agire su di lei e non ne posso entrare in contatto, significa che questa cosa non esiste. Non è una mia mancanza, non è una mia incapacità, non è una mia limitazione, non è una mia impossibilità, è perché la cosa non esiste. E allora andare a cercare il nulla, che senso andare a cercare il nulla? Vado a cercare quello che conosco, quello che percepisco, quello che posso vivere. C'è chi dice, siccome nessuno ha provato che Dio non esiste, ergo, l'ateismo è fallito. Scusa Sam, forse non ci siamo. La prova è,
deve essere portata da chi afferma, non da chi nega. Cioè, a meno che una cosa non sia qua, dice questo qua, eccolo qua, il tavolo, questo è il tavolo, sì. Ed è ovvio, cade sotto i miei sensi, ma se tu mi fai una cosa che non cade sotto i miei sensi, mi devi provare. Cioè, le onde elettromagnetiche, le onde radio, c'ho la prova, io ascolto la radio, per cui so che esistono delle onde radio, comunque posso concepirne l'esistenza. Ma se uno mi parla di Dio, cioè, ci vuole qualcosina per... Sì, sì, no, ma sai anche che dico di chi... Pronto? Ciao! Ciao Claudio, ciao. E ciao Francesco. Ciao. Beh, io spero che voi continuiate... spero di continuare a sentirvi, per carità, non voglio neanche immaginare una radio senza voi. Grazie. Grazie. Spero che siano così i discorsi... Sì. Vabbè, Discorsi della domenica. Della domenica, ecco, bravo. Sì. Che siano cose che non hanno... Sì, che non... verifichino. Vabbè, io volevo informarvi di una cosa. Voi lo conoscete? Aspetta, lo conoscete Zorro? Chi? Zorro. Zorro. Zorro, lo spadaccino. Sì. Sì, conosco Zorro. Almeno. Sì, lo conoscete, sì. Lo conoscono tutti. Sì, 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 sì. Grandi. Sì, sì, l'ho visto in televisione da piccolo. Sì. Ecco. Vabbè. Allora, questo Zorro, che in realtà si chiamava Don Diego della Vega, sì. Beh, da un giornale qui ho tratto la, sì, la notizia che adesso vi sto comunicando. Allora, Don Diego della Vega, allora, l'inimitabile spadaccino che occultava l'eroe mascherato Zorro, era in realtà di origini irlandesi e visse in Messico nel 700. Dunque, secondo uno studio di Fabio Troncarelli dell'Università di Viterbo, gli archivi dell'Inquisizione hanno fornito la chiave di chi si occultava dietro la maschera di Zorro. Si chiamava William Lamport, conosciuto in Spagna come Guillén Lombardo, uomo dell'alta società irlandese trasferitosi in Messico, dove conduceva una doppia vita come professore di latino, fidanzato a una dama dell'aristocrazia e apprendista stregone con gli indios. Questa ultima fu la causa per cui fu portato davanti alla giustizia dell'Inquisizione, della quale si era burlato per 7 anni. Quindi abbiamo... Scusa, è sulla Repubblica per caso? No, l'ho tratto da una rivista spagnola. Che se volete ve la faccio anche avere. Sì, grazie. Mi farebbe piacere, veramente. Mi farebbe piacere. Allora faccio immediatamente una fotocopia e ve la spedisco, poi ve la... Io l'ho tradotta comunque, perché conosco quella lingua, quindi... Che bello. Ma sì, ma potete... Che bello. Faresti la felicità di mia figlia, che ama lo spagnolo. Ah sì? Lei usava le mance ancora 10 anni fa, quando avevano 8-9 anni, per comprarsi il fascicolo di spagnolo. Veramente? Ti giuro. Ecco, allora abbiamo anche questo in comune. Io lo conosco per motivi diversi da quelli di tua figlia, però comunque ti mando la pagina, la fotocopia. Ecco, un'altra cosa volevo dire, una cortesia che volevo chiedervi, no? Siccome, ecco, se Francesco era così gentile di ripetere un attimo, sempre se è possibile, chiedo troppo, il contenuto a grandi linee sulla conferenza di Crespano, quella che avete detto prima, avete parlato prima di questo, perché è successo questo, che quando si è interrotta la comunicazione, la vostra comunicazione, io inavvertitamente ho toccato i tasti della registrazione, ho cancellato proprio il discorso lì facciamo una cassetta. Senti, perché stavo tentando di telefonarvi, quindi ho fatto un po'... Se vuoi ti mando la cassetta. E vabbè, insomma... No, allora, cambio la fotocopia e ti mando la cassetta. Sì, ecco, bene, ecco. Vabbè, restiamo d'accordo così. Sì, allora. Perché... L'indirizzo che hai fornito prima è certo. quello di Parmesan, via Parmesan... Sì, esatto, piazzale Parmesan 8. Ecco, allora io ti... Sì, facciamo in questo modo. Allora. Sì. Vi ringrazio. Mettimi il tuo indirizzo, perché sennò non so dove mandarti la cassetta. O se no la mettiamo con i radio, se scrivo, è problema. Perfetto. Quando ti scrivo ti do tutti i dati. Benissimo,
Perfetto. Facciamo così. D'accordo. Felicità. Vi ringrazio. Grazie a te invece. Grazie a te. Ciao. 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 Oh, no, ma in effetti no, ero un po' perpleso, ma in effetti la notizia non è da scartare. Sì, no, ma basta pensare ad esempio se parli del Messico, c'è sì? Tutta il romanzo. No, Gamma 5? Sì. Ah, salve, io volevo dire la mia, diciamo, per quello che riguarda il discorso sulla materia, praticamente, no? Che voi sì? Avete toccato. Praticamente tutto è confinato... questo mondo alla materia, no? Ma io mi faccio una domanda, ma allora, cioè, l'uomo, noi, chi siamo? Siamo un ammasso di sostanza e basta? Cioè, se tutto quanto è confinato, io non mi sento solo un ammasso di sostanza. Ma noi non abbiamo mai detto questo, Ma adesso io non è che vi seguo molto, anche perché io ho un credo diverso e sentire... così queste cose non è che mi faccia bene, insomma, nel senso che ho un pensiero diverso e siccome appunto aprendo adesso la radio sentivo che poi che voi come pagani date solamente ed esclusivamente importanza alla materia fisica, no. Un pensiero estremamente razionale che rimane fine a se stesso, insomma. No. Guarda che forse hai preso dei pezzi specifici, non è assolutamente così. No, ma io così. Vorrei... Io non è assolutamente così. Beh, vabbè, allora comunque, ho capito male io. Sì, insomma. Se vuoi, seguici magari due o tre trasmissioni, anche se ti può far male, vedrai che non è esattamente così, mettiamo insieme tutta una serie di aspetti. Probabilmente hai afferrato soltanto alcuni aspetti dei discorsi che facciamo, non discorsi nel loro insieme. Ho capito. Tieni presente che da 3 anni che noi parliamo sempre di cose diverse, trasmissione dopo trasmissione, per cui dipende dai pezzi che hai afferrato, visto che non ci segui sistematicamente. Diciamo sì che ero così in macchina e sentivo quello che avete detto adesso e allora mi sono fatto questa domanda, insomma. Poi riguardo a quello l'argomento della fatalità, sì. Secondo me appunto la fatalità non esiste, perché fatalità secondo me prende il nome, prende dall'origine da fatto, no? Fatto secondo me è da ricondurre a destino, il fatto era destino, sì. E destino secondo me lo creiamo noi, il nostro destino ce lo creiamo noi, questo l'abbiamo sempre detto, con le nostre esperienze, per cui cioè, poi se questo lo ricollego ai bambini di Darwin, quelli che hanno sì, i bambini no. Pronto? Sì, sì, quell'esperienza dei down, dei down, scusa, sì, ecco, dei down, diciamo che non è che io lo interpreto come un'esperienza della natura, un'esperienza che fa la natura, è una conseguenza dell'esperienza che ha fatto questo essere in altre precedenti esistenze. Ah, io su qui non siamo assolutamente d'accordo, qui non siamo assolutamente d'accordo. Beh, se allora diciamo che il destino siamo noi che ce lo creiamo, com'è possibile che questo essere che nasce down in questa esistenza si trova a essere down? A questo ti do una spiegazione appena chiudo la radio perché è importante. Va bene. Ti do, però... Non sono d'accordo su questa cosa. Vabbè, io sono convinto che esistano più esperienze, più esistenze, perché dentro di noi c'è un essere che attraverso le successive esistenze in questa dimensione terrena, materiale, ecco perché trova un senso la materia, perché consente allo spirito di fare esperienze che altrimenti non potrebbe fare se non in tempi lunghissimi. Siccome in questa dimensione siamo sottoposti al tempo, all'incalzare del tempo, abbiamo attraverso queste l'opportunità di evolvere o di involvere, cioè di regredire.
Allora, le esperienze, se sono positive, ci portano avanti e ci portano a manifestarsi in un certo modo nelle successive esistenze. Se sono esperienze negative in cui noi abbiamo agito malo modo, le conseguenze di questo secondo allora, me si riflettono sulla nostra manifestazione. Questo non è altro che la traduzione del cristianesimo in termini di reincarnazione o in termini chiamala come che, vuoi. Per cui è una cosa che per noi è personalmente un obbrobrio, cioè è una tua idea sicuramente, però certo, cioè io lo sento dentro che è una cosa vera, tanto è vero che comunque è anche scritto su molte riviste che trattano l'argomento. Sì, c'è anche Babbo Natale. Babbo Natale, pensi che solo un grande antroposofo come Rudolf Steiner tratta l'argomento approfonditamente, non credo che ma sia Io ho letto anche le statistiche di Stevenson, ho letto anche i fenomeni di premorte, ho letto anche un sacco di cose sulla reincarnazione e quello che è stato e effettivamente ho riso su tutto, capisci? Va bene, ma se tu ridi non vuol dire che altri possano dissentire da questo tuo modo di ridere, altri possono credere a questo, è certo che va bene, volevo solo dire questo, che il fatto di ricondurre tutta la materialità di questo mondo delle cose, in certo qual modo mi sento di essere ricondotto anch'io come essere, hai capito? Allora mi faccio questa domanda, se sono un ammasso di sostanza vuol dire che quando muoio finisce tutto, cioè sono una merda, insomma, cioè, capito? Io non credo di essere tale. Va bene. Tutto qua. Io comunque i nostri discorsi non hanno niente a che vedere su questo. Comunque adesso ti risponde Francesco un po' e un po' io, così dopo magari ci ritelefoni e senti insomma cosa diciamo. Bon. Va bene, grazie. Saluto, ciao. No, a me rimane sempre perplesso sentire parlare male della materia, della materialità. Cioè nel senso che per me la materia è una cosa fondamentale, non dobbiamo sempre derivare da un concetto di impurità, di peccato, di inferiorità della materia. La materia è anche conoscenza, cioè nel senso che tutto quanto quello che noi contribuiamo nella vita rimane come traccia nel DNA, rimane come traccia nella materia. Di conseguenza, se la materia esiste da forme così molteplici, ci sarà un significato, non posso annientarlo. Di conseguenza, e questo è il valore che io devo riconoscere, la fondamentalità della materia e perché la materia si organizza in maniere così multiforme, così diverse, così molteplici. Perché io vivo con la materia e ne ho sensazioni diverse? Perché ad esempio c'è una differenza tra un oggetto inanimato che è materia e un oggetto che è fisico, che io posso toccare e sentire? Perché se io tocco ad esempio... Perché esempio, se io tocco ad esempio una pietra ho una sensazione se tocco un corpo ne ho un'altra, cioè che vuol dire che se la materia ha questa capacità a me non interessa la sua composizione, ma mi interessa la capacità che mi dà di inviare informazioni. Il fatto stesso che il mondo sia così molteplice è un invito a dire toccami, ci sono, guardami. Di conseguenza questo discorso di così ascetico di dire la materia è secondaria, la materia deve essere annientata, deve essere abbandonata, è un discorso pericoloso perché praticamente l'unico strumento che noi abbiamo per interagire col mondo è il nostro corpo. Francesco, posso un attimo? Sì. Intanto mi ha telefonato Giuseppina che devo dare una risposta mentre parlavi. Però il discorso della reincarnazione è un tentativo di spiegarsi perché noi siamo esseri così complessi, no? Nonostante abbiamo un arco di tempo di vita abbastanza limitato. In realtà non è che i nostri tempi di vita siano limitati, il tempo non è altro che la misura delle variazioni della soggettività. Cioè quello che è la nostra vita nell'arco dei 70, 80, 100 anni non è altro che la vita che fa una farfalla nell'arco dei 2 giorni. Cioè il tempo è misura del mutamento, ma la quantità di energia vitale che noi siamo in grado di esprimere, la quantità di esperienza non è data dal tempo che abbiamo, cioè è data anche dal tempo, però c'è la variabile tempo, ma è data anche dalla concentrazione che noi facciamo in quel periodo della nostra specie, dei suoi adattamenti, del suo sviluppo, eccetera. Quello che noi abbiamo, la nostra costruzione del campo di energia, è data da quando noi nasciamo, cioè dalla prima unità, la prima cellula che fa noi, fino alla morte del corpo fisico. Non esiste delle altre vite precedenti, cioè il voler dire che esiste delle altre vite precedenti, che mi premia o non mi premia, non c'è altro un modo per nascondersi dietro la vita. Cioè io ho questa possibilità, sono nato
e muoio. In questo arco posso costruire me stesso o posso non costruire me stesso, posso cessare di esistere. Cioè lo storione butta dentro 10.000 uova, 9.900 uova vengono mangiati da altri pesci, non ce la fanno, marciscono, eccetera, 10 storioni, 10 uova diventano storione. In questo caso la fatalità, chiamiamola fatalità così per dire, nel senso che è stato lasciato un po' al potere dei vari esseri che sono intervenuti, quelle uova ce l'hanno fatta, quelle uova trasformano se stessi in storione e cercano di diventare eterne. E così io ho questa vita e devo giocarmela. Non esiste la possibilità di reincarnarsi, di un paradiso, non esiste il giudizio di un dio, questo voglio dire. E questo è un modo di scappare, ho riattaccato i telefoni, questo è un modo di scappare davanti alla vita. Per quanto riguarda Giuseppina, velocemente dopo ti lascio. Sì, no, no, fa pure. Per quanto riguarda Giuseppina, noi altri dobbiamo costruirci, perché se noi non ci costruiamo, in realtà ci costruiamo lo stesso, però ci costruiamo regredendo nella nostra capacità di guardare il mondo. Anziché regredire la nostra capacità di guardare il mondo e pertanto essere in balia della fatalità e pertanto subire le tensioni del mondo, pertanto dobbiamo sviluppare il Dio che abbiamo dentro, cioè dobbiamo usare la nostra volontà e le nostre determinazioni per dire io esisto e costruirci il nostro destino se vogliamo, perché ricordiamoci che l'essere umano si fa fatto, cioè diventa egli stesso un Dio facendosi fatto, determinando il proprio destino. Adesso lascio a Francesco. Sì, no, infatti, tornando sul discorso della materia, perciò io sempre sto molto attento quando qualcuno mi dice mi va a svalutare la materia, perché la materia è la nostra costituzione, ma noi siamo arrivati in questa aggregazione di materia, di atomi, ma non siamo venuti in questo momento, non è venuto in un anno, è venuto in migliaia e migliaia di anni. Cioè, il risultato della nostra aggregazione atomica, se vogliamo dire, ma vi sembra che sia un caso, vi sembra che sia un caso fatto fortuito, che sia fatto secondario? Cioè il fatto che la materia si sia organizzata nelle forme che è dell'esistente, che si sia organizzata in un cervello, che si sia organizzata in un corpo e negli organi, e in un cervello che riesce a generare un pensiero che interagisce con le altre persone, pensate che la materia valga meno di un Dio astratto e creatore all'esterno del mondo? Cioè, questo bisogna riflettere. Perché io devo condannare la materia? Perché devo rinunciare alla materia? Quando tutto quanto quello che compio è materia, perché il mio suono è materia, la mia vita è la costruzione della materia, e allora è così da disprezzare, è così da condannare. Ma chi vi ha insegnato a rinnegare voi stessi? Chi vi ha insegnato a rinnegare il vostro corpo? Chi vi ha insegnato a condannarlo? Chi vi ha insegnato a dire il mio corpo non vale, non serve? Chi ve l'ha insegnato? Cioè, dove sta scritto? Dove viene affermato che il corpo non vale nulla? Il corpo vale finché vive, finché la sua esistenza e il fatto stesso che esiste deve vivere al meglio e può servire al meglio. Perché dobbiamo fare come gli eremiti, dobbiamo fare come gli asceti o come i santi cristiani di distruggere il proprio corpo? Perché? Comunque negli oracoli caldaici troveremo anche questo, nel senso che la costruzione del Dio che cresce dentro, cioè il nostro campo luminoso, avviene nella vita di tutti i giorni, ma noi nella vita di tutti i giorni ci misuriamo col corpo, ci misuriamo con la materia, cioè non avviene con l'astratto. E proprio perché ci misuriamo nella materia, nella vita di tutti i giorni, costruiamo l'astratto. Cioè non è l'astratto come a priori della nostra vita di tutti i giorni, è il contrario. L'astratto è il prodotto della nostra vita di tutti i giorni. Ricordiamocelo questo, perché se no sbalemo quel che è il divenuto della nostra specie. Cioè è come se noi altri diventassimo robe diverse insomma, da quello che siamo in realtà. Cioè mica un corpo, io ho del piacere sessuale. Se mi dico no, devo fare la castità, perché così sviluppo, non so, il mio Dio, la mia anima, eccetera, non faccio altro che distruggere il mio campo vitale. Ricordiamo se sta roba. Sì, no, ma se a quel punto se la materia non fosse importante, io non vedo perché un uomo dovrebbe andare con una donna e una donna con un uomo. Potessi cercare di tentare con un'automobile che passa. Cioè, d'altronde è sempre materia, o no? Cioè, io penso che però la soddisfazione e la gratificazione sia diversa. Noi siamo quello che siamo quello che siamo. Prendiamo un'altra telefonata. Sì, pronto? Cioè, per questo niente, siccome hai toccato anche l'argomento del sesso, credo che proprio stai uscendo completamente del fatto dell'energia vitale che tu perdi quando fai un atto sessuale, che tu non perdi nessuna energia vitale quando che tu procuri piacere al tuo corpo, hai capito? Sono d'accordo, cioè tu togli energia al tuo essere. Attento un attimo, l'energia vitale si accumula per compressione.
ma se io non pratico, se io non pratico sesso, non faccio altro che bloccare l'energia vitale che ho dentro. Ma cosa vuol dire energia vitale compressione? Scusa, sono ignorante, ma non io ogni volta che io faccio un'azione, che butto fuori qualunque azione, butto fuori dell'energia vitale e ne assorbo di energia vitale diversa. Qualunque azione faccio. Sì. Il sesso poi è l'elemento centrale su cui la nostra specie si è divenuta, per cui è il massimo dell'azione, anche perché costruisco il futuro della natura, è la massima azione di accettazione, di compressione, di elaborazione dell'energia vitale. L'ultimo elemento, l'ultimo chakra, l'ultimo centro di energia vitale che muore in un essere umano che si distrugge è il sesso. Quando muore il sesso, l'essere umano è morto. Perché l'essere umano come essere fisico, come essere di energia, come essere di insieme, come Dio che cresce nell'essere umano, come campo di energia vitale. Il sesso è l'ultimo a morire. Quando muore quello, l'uomo è finito. Io, scusami, permetto di sentire da questo, perché prova a masturbarti un po' di volte e vedrai quanta il tuo essere, cioè quanta energia ha. Prova ad andare a fare una partita di calcio, una partita di tennis, dopo che ti sei masturbato un poco di volte. MC quadrato è una cosa, energia vitale è un'altra cosa. La cocaina è una cosa e l'energia vitale è un'altra cosa. Non mescoliamo le due cose, anche se hanno delle relazioni fra i due. Io credo che comunque abbia a che fare con l'energia l'individuo insomma nella sua materia, io ho visto delle persone corporità distese e distrutte a letto che avevano un campo di energia vitale che faceva faville. Ho visto delle persone che sportive che non avevano nessun campo di energia vitale, per cui tu hai visto, perché sei veggente. Io sono un apprendista stregone, qualche volta vedo qualcosa che dopodiché usi o meno, quello è un altro discorso. Il campo di energia vitale è una cosa, e l'energia sprizzata dal punto di vista fisico, MC quadrato, ed è un'altra cosa diversa, anche se hanno delle relazioni. Sì, ma poi una cosa che mi spaventa è sentire parlare di perdita, cioè nel senso che dice ma tu perdi qualcosa, ma tu non perdi mai niente. Come non perdi niente? Assolutamente. Qualsiasi cosa che tu faccia non è una perdita, anzi è un'azione che contribuisce, che ti permette di creare e di innescare qualcosa di nuovo. Perciò cioè, il concetto di sottrazione della propria esistenza è una cosa veramente atroce. Mi risulta che io credo in Gesù Cristo. Si sente. Che Gesù non si è mai ricorso all'atto sessuale. Ha fatto molto molto male. Adesso non so. Se fosse Gesù avesse avuto vita sessuale normale, forse ci troveremmo meglio dopo 2000 anni. Io ti lascio credere in quello che tu vuoi, non è che voglio mettere i bastoni. Noi non possiamo convertire nessuno, non è nella nostra capacità questo. Noi possiamo solo essere delle antenne per quelli che hanno un sentire simile al nostro e basta. Comunque, in ogni caso, ricorda che nel Medioevo intere schiere di stregoni sono riusciti a sopravvivere attraverso l'energia sessuale, attraverso le pratiche sessuali. È l'unica pratica che ancora ricordavano di tutta quella che è stata la stregoneria in milioni di anni, perché la stregoneria è milioni di anni. L'unica pratica che sotto l'orrore cristiano era rimasta erano le pratiche sessuali. Brutte, schifose, però c'è stata l'ultima resistenza che però ha permesso l'arrivo della rivoluzione francese, ha permesso l'arrivo dell'illuminismo, ha permesso l'arrivo di tutto quello che è stato l'uscita dall'orrore, dai roghi, dalle crociate, da tutto quello che è avvenuto. Per me, scusami, ma per il fatto stesso che uno facendo quest'atto procuri del piacere per se stesso, hai capito? E anche per il partner. Bene, anche per il partner, ma non lo fa per il partner. Guarda, vabbè, cosa è secondario? Che tu lo faccia per provocare piacere negli altri. Questo è secondario. L'importante è che tu lo faccia e tu abbia delle sensazioni. Si pone tutto sul campo delle sensazioni personali che diventano egoistiche. Ma se tu lo chiami egoismo, dov'è l'altruismo? Questo, scusate un attimo, interrompo qua la discussione perché devo chiudere la trasmissione. Alle ore 19 riprendo la seconda parte della trasmissione. Va bene. Purtroppo ho degli ordini per la radio.
D'accordo. Comunque, grazie per aver ascoltato e ritelefono ancora, va bene? Ciao, sì, grazie, ciao. Sì, purtroppo noi continueremo volentieri, ma siccome le regole dicono che noi alle 4:30 dobbiamo chiudere. Abbiamo aspettato qualche minuto Mario non è arrivato, per cui adesso vi metto su un po' di iniziative della cooperativa e poi un CD finché non arriva Mario. Noi insomma, ben volentieri vi terremo compagnia, allora, di più, però non possiamo. Ripetiamo ancora questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda alle ore 15 da Radio Gamma 5 su 94 FM ogni giovedì. Alle ore 19 sono ancora in trasmissione con la seconda parte della trasmissione, sto trattando l'orrore della sottomissione nel Vangelo di Giovanni e dopo gli ultimi 10-15 minuti fino alle ore 20, gli ultimi 10-15 minuti prenderò qualche telefonata e vi do appuntamento pertanto alle ore 19. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo è Istituto Mediterraneo sui Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. E segnatevi questi indirizzi qualora potrebbero un giorno servire, magari dopo non servono, ma non è importante. Grazie per averci ascoltato ancora e a risentirci alle ore 19. Ciao.